Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nel 2002 fonda Imoda, con cui pubblicherà in tutto un EP, 5 album in studio e varie raccolte. Partecipa col suo gruppo al Festival di Sanremo 2005, nella sezione Giovani col brano Riesci a innamorarmi, poi a Sanremo 2011 nella sezione Artisti. In coppia con la cantante Emma Marrone, si classificano secondi con la canzone Arriverà, 1. A Sanremo 2013, nella categoria Campioni, la band presenta le canzoni Come l'acqua dentro il mare e Se si potesse non morire, entrambe contenute nel quinto album dei Moda Gioia. E con la seconda si aggiudica il terzo posto, in classifica. Checco ha voluto ricordare l'amico, con un lungo post sui social. Un modo per salutarlo, e per dirgli quanto gli voleva bene, e gliene vorrà sempre. Oggi se ne va un pezzo di cuore, un pezzo di storia della mia vita, musicale e non, che difficilmente potrò dimenticare. Ero preparato. Ormai erano settimane che lo ero. Ho vissuto questi ultimi 2 mesi sperando in un miracolo, ma niente. Pau era un fratello per Checco, chi mi conosce un po' sa che non ho molti amici. Anzi ne ho davvero pochissimi. Quelli giusti. Quelli che come me l'amicizia la coltivano. I miei rapporti nel mondo dello spettacolo stanno quasi a zero. Se chiamo qualcuno amico o fratello, lo è per davvero. I due si conobbero durante una vacanza in Spagna. Il cantante dei Moda si innamorò della canzone Agua, e da lì nacque la loro amicizia che negli anni si è consolidata sempre di più. Lo scorso 24 maggio, l'artista italiano aveva condiviso su Instagram la nuova e ultima canzone degli Arabe de Palo, congratulandosi con l'amico per la forza che mostrava nonostante la malattia. Una volta venne in Italia e lo portai a mangiare in un'osteria. Da quel giorno ogni volta che veniva nel nostro paese, voleva andare a mangiare lì. Anche se aveva da fare in centro a Milano, o a Bologna, o a Torino. Lui voleva venire a mangiare in quell'osteria di campagna, in cui si sentiva a casa. Si conclude così il tenero ricordo di Pau Donés.